In quel preciso momento mi sono sentita libera e mi auguro di potermi sempre sentire così, libera dalle frustrazioni e sicura di me. Con lo struggente messaggio di Emanuela, donna vittima di violenza, si è aperto il momento di riflessione tenutosi questa mattina a Palazzo Criscuoto. Smettete di farci la festa, questo è il titolo delle iniziative messe in campo per la giornata internazionale della donna a Torre Annunziata. Alla manifestazione hanno preso parte un gruppo di studenti oplontini e le associazioni del territorio. Un corteo iniziato a Via Zampa e proseguito lungo Corso Umberto I e Corso Vittorio Emanuele III, fino a concludersi in Piazza Nicotera. Questo il messaggio di Ada Ferri, presidente di Catena Rosa, nel corso della manifestazione. L'8 marzo non è una festa, è una giornata di lotta. Vogliamo dedicare questa marcia alla ragazza di San Giorgio, vilmente e brutalmente stuprata da tre energumeni. Ogni 72 ore una donna muore per mano di un uomo di famiglia, il marito, il compagno, il fidanzato. E noi vogliamo dire basta con questa nostra manifestazione. Basta la violenza sulle donne, smettetela di farci la festa. La giornata è poi proseguita all'interno delle sale di Palazzo Criscuolo, dove studenti, donne e amministratori locali e regionali hanno discusso sulle azioni messe in campo finora a tutela dei diritti delle donne. Dobbiamo contrastare questi stereotipi di genere, diciamo abbattere l'idea che la donna sia solo appartenenza, e proprio per questo oggi vogliamo condividere questo dibattito con degli esperti che ci porteranno la loro esperienza in campo. Parlare ed educare le giovani generazioni a queste tematiche, e questa è la strada da percorrere. Assolutamente sì, dobbiamo partire proprio dalle menti più giovani per ecco, cercare di inculcare che l'idea che la donna debba appartenere solo a una persona. Se come istituzioni diciamo sempre alle donne di dover denunciare, le dobbiamo mettere in grado poi di affrontare quelli che sono i problemi della quotidianità una volta fatta la denuncia. Con questo fondo di 500.000 euro che il Consiglio regionale ha stanziato per questa legge, la donna potrà avere un fondo per dare ai figli la quotidianità anche attraverso delle spese ludiche per la palestra, per la formazione, per le spese scolastiche. Questo è un piccolo modo che la Regione Campania offre alle donne per uscire dal dramma in cui vivono.